Qui Parlamento. E allora abbiamo in collegamento, lo saluto, Massimo Bitonci, Commissione Bilancio, responsabile per la Lega Attività Produttive. Benvenuto Massimo, grazie per Buongiorno. essere qui con noi. Allora, Buongiorno, buongiorno a tutti. ciao Massimo. Allora, tanto tu, proprio, beh, diciamo una situazione che si ripete, no? Quando ospito i leghisti, perché tu hai esperienze come amministratore, sindaco Cittadella. Mi dispiace, mio papà era di Venezia, io purtroppo ho dovuto tifare per il Venezia, spero che tu non ce l'abbia con me. Quindi, sindaco a Padova, sei laureato in economia e sei parlamentare, quindi politico, amministratore e tecnico. E allora parliamo con te, assolutamente, tu sei tra quelli che stanno portando avanti questa riforma fiscale che parte dalla flat tax, ma ci sono tante altre cose. Poi c'è anche, direi, come, non so se è un... Magari è riduttivo definirlo condimento, ma anche le 19 microtasse che costano più di quello che incassano, ma poi anche il principio, quello di riavvicinare il rapporto tra contribuente e fisco, poi l'attenzione a quello che è quella che è la categoria più colpita dal 2008 a oggi, il ceto medio, vale a dire la maggioranza, no, dei cittadini. Quindi ci sono dei principi cardine attorno ai quali avete costruito delle proposte, che partono dalla flat tax, ma hanno anche altri aspetti che riguardano tutti noi, che sono importanti. Soprattutto mi sono dimenticato con gli ascoltatori, Massimo, scusa, e mi taccio. Voi avete osservato che la riforma fiscale è la piattaforma di lancio per il PNR, per il PNRR, cioè è fondamentale varare questa riforma per poi partire col piano di resilienza, eccetera, e quindi poter accedere a quei fondi che arriveranno dall'Europa. Bene, beh, intanto una premessa, che è quella che tutte le nostre proposte sono proposte di legge depositate su cui insomma ci abbiamo lavorato e fanno parte di testi quindi che sono consultabili anche direttamente anche da chi ci ascolta. Questo perché lo dico? Perché in questi giorni sento moltissime proposte, per carità, sia dalla maggioranza che dagli alleati, però non abbiamo visto le proposte di legge, cioè nel senso è molto facile parlare di alcuni temi senza però dopo approfondirli e conoscerli in maniera molto puntuale come facciamo noi nelle nostre proposte che sono sempre supportate da uno studio e da dati che ovviamente sono facilmente verificabili da parte di tutti. Questo lo dico perché sto leggendo tutte le proposte di riforma fiscale degli altri partiti e movimenti e non lo dico in maniera polemica, però siccome questi sono argomenti molto seri e anche molto tecnici, vedo che c'è uno scopiazzamento delle proposte della Lega e anche molte volte insomma scopiazzate anche male. Allora, premesso questo, la riforma fiscale è ovviamente necessaria al di là del PNRR, cioè noi da anni che continuiamo a ripetere prima di tutti la semplificazione, perché assieme alla riforma fiscale c'è forse la cosa più importante che è la semplificazione, che costa moltissimo ai cittadini e alle imprese. Certo che abbiamo a che fare ovviamente con ministeri che non hanno una esperienza diretta di gestione del mondo imprenditoriale, partite IVA ed imprese. E quindi ogni volta che si va ad approvare un provvedimento, pensate, e lo dico per chi ci ascolta, che parliamo di 800 leggi fiscali. E quindi una sedimentazione di norme che ogni anno si aggiungono alle altre senza cancellare ciò che già esiste. E questo è un problema direi gravissimo. Oltre a questo, tutta una serie di adempimenti, noi ne abbiamo calcolati più di 300 su un anno che un imprenditore, una partita IVA deve eseguire attraverso magari anche il commercialista. La dichiarazione dei redditi che è diventata un'enciclopedia, io faccio spesso questo esempio quando ho cominciato a fare il commercialista nel lontano 92, 93 mi sono iscritto
all'albo, e la dichiarazione dei redditi era un foglio a tre, piegato a metà, erano quattro paginette e si compilava a mano. Ovviamente i tempi sono cambiati, è logico che la dichiarazione diventa più complessa, però sono passati 20 anni e la dichiarazione è diventata una enciclopedia, tanto che il contribuente non riesce assolutamente a compilarla se non assieme ai professionisti. Ci sono anche dei casi incredibili perché proprio lo scorso anno è stato fatto un esperimento dando gli stessi dati a 5 commercialisti diversi, no? Detrazioni, deduzioni e così. Ne sono venute fuori 5 dichiarazioni diverse. Questo ci vuole, ma non per colpa del commercialista, per interpretazione ovviamente tante volte delle norme, delle detrazioni e deduzioni. Le detrazioni e deduzioni hanno, con tutti i bonus dello scorso anno e quest'anno, hanno superato il numero di 400. Quindi per far capire che cos'è, che selva che è diventata il fisco, quindi noi al primo punto mettiamo la semplificazione. E semplificazione che non è solamente una parola, perché gli altri partiti e movimenti dicono semplificazione, poi non vuol dire assolutamente niente. Noi abbiamo tutta una serie di provvedimenti che semplificano in maniera drastica. Se facciamo un esempio, il regime forfettario, che è la nostra prima flat tax che abbiamo attuato nel 2018, no? Con il primo governo, col governo Conte 1, è una norma che oltre a portare la tassazione delle microimprese, perché parliamo di microimprese fino a 65.000 euro di volume d'affari, ha una tassazione che è un 15%, che è sempre sul fatturato, ovviamente non sull'utile, ha portato a una grandissima semplificazione, perché nel regime forfettario, la prima flat tax che abbiamo voluto inserire, non c'è la tenuta della contabilità e si paga sul fatturato, si emettono le fatture, sono fatture senza IVA e per questo campo fino a 65.000 euro, ovviamente autorizzato dall'Unione Europea fino a questo importo, noi avevamo chiesto l'autorizzazione per arrivare fino a 100.000 euro. Va bene che dopo il governo successivo Conte 2 non ha più portato avanti, è un'iperflessibilizzazione. E i dati del MEF dell'altro giorno, proprio parliamo di qualche giorno fa, gli ultimi dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, quindi redditi dichiarazione 2020 su anno 2019, cosa ci dicono? Ci dicono in maniera molto chiara che il regime, questo regime ipersemplificato e molto contrastato anche dai movimenti dei partiti di sinistra, ha attratto 1,5 milioni di partite IVA. Questi sono i dati ufficiali del MEF. Io lo dicevo da 2 anni che erano 1,5 milioni, dicevano no, 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 no. L'altro giorno sono usciti i dati ufficiali del MEF e sono 1,5 milioni, quindi 1,5 milioni di soggetti hanno utilizzato un regime ipersemplificato. E questo ci fa capire quanto c'è la voglia da parte del contribuente, dell'impresa e anche del singolo di utilizzare le cedolari secche. Per quello io continuo a parlare di flat taxation più che di flat tax. La flat tax è una parte, cioè il regime delle cedolari e dei regimi semplificati, e in questa metto anche la cedolare secca sugli affitti commerciali. La cedolare secca sugli affitti abitativi ha dato ottimi risultati. Avevamo introdotto nel 2018 la cedolare secca sugli affitti commerciali, che aveva dato ottimi risultati, cancellata poi dal governo, cosa che continuiamo a riproporre con emendamenti ad ogni. Questo per far capire che semplificare non è solamente dire la parola semplificazioni, ma fare delle proposte. Questo Massimo, 19 scusa se ti interrompo, tasse. noi abbiamo, se puoi cortesemente restare in linea, abbiamo 2 minuti di intervallo, se puoi stare in linea, perché c'erano altri aspetti, c'era anche la mappatura degli acconti fiscali, che mi sembra poi va a toccare il calcolo previsionale, poi l'IRAP che confluisce nell'IRES, insomma volevo che tu continuassi come stavi Sì, ci facendo ora vorrebbe una tu. trasmissione di un minimo un paio d'ore, forse, per parlare di tutte le proposte che abbiamo. Beh, ma ancora, Grazie. se possiamo rubarti ancora qualche minuto, Certo. intanto se puoi restare. Ti ringrazio moltissimo. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL. La tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Allora, siamo di nuovo in diretta con Massimo Bitonci, responsabile Lega per attività produttiva e Commissione Bilancio. Stiamo parlando della riforma fiscale per la quale la Lega, a partire da Massimo Bitonci stesso, ha depositato diverse proposte di legge. Massimo, volevo chiederti una cosa, anche perché mi interessa. Nella mia precedente vita, per alcuni anni, ho lavorato partita IVA. Un anno ho guadagnato bene, non mi vergogno, sono andate bene le cose. Sono rimasto a bocca aperta quando lo Stato mi ha chiesto per l'anno successivo le medesime tasse, cioè il calcolo previsionale. Sintetizzo, se poi ci sono strafalcioni, non, l'economia purtroppo non è il mio ramo. Anche lì la Lega mi sembra, anzi c'è una, la nuova, mi sembra che riguardi la nuova mappatura degli acconti fiscali, che è sempre una proposta depositata della Lega che sta aspettando il via libera da Eurostat. Anche questo secondo me è un, sarà che io ci sono passato in mezzo, ma penso che interessi diverse persone, perché tanto è fuori dalle grazie di Dio che lo Stato mi chieda oggi i soldi per dopodomani. Ma assolutamente, per terminare l'intervento di prima, poi parliamo anche di questa cosa. Sì, ci sono moltissime tasse, e ne abbiamo calcolate almeno una ventina, che hanno un gettito complessivo che è inferiore al miliardo. Allora, noi continuiamo a ripetere, ci sono delle tasse in cui costa molto di più l'escussione che effettivamente dopo quello che sono le entrate. Questa è un'ipersemplificazione, cioè cancellando queste tasse non ci sarebbe una grande perdita da parte dello Stato, però si cancellerebbero tutta una serie di adempimenti che sono assolutamente incredibili, la tassa sul riso, ne sono tantissime che non hanno nessun senso. Poi c'è tutto il tema ovviamente delle ritenute alla fonte, ritenute in acconto e degli acconti fiscali. Anche qui noi abbiamo una proposta direi estremamente seria. Intanto la prima proposta che è a mia firma, che devo dirlo per onestà intellettuale, è un vecchio cavallo di battaglia anche di Pannella, che è quello della cancellazione della ritenuta d'acconto. Cioè, e questa è una cosa incredibile, che solamente alcune categorie, che sono i lavoratori autonomi, quelli con partita IVA, quindi i professionisti, ma non solo i professionisti, ma anche tutti altri, una serie di lavoratori autonomi, paghino la ritenuta d'acconto, quindi anticipino l'anno prima le tasse, quando si potrebbe tranquillamente, e quindi con ulteriori adempimenti, si potrebbe tranquillamente versarle in dichiarazione dei redditi. È un problema solamente di cassa, non di competenza, perché ovviamente, come capite, le tasse poi vengono iscritte nell'anno d'imposta a cui sono dovute, quindi anche questo degli acconti. Così anche con gli acconti sulle imposte che dicevamo prima, che coprono totalmente, come l'esempio che facevi tu prima, completamente l'importo delle stesse tasse che vengono versate nell'anno corrente. Quindi uno nel primo esercizio di attività si trova a pagare il 200% in pratica delle tasse che ha versato nell'anno in corso, per questo effetto perverso ovviamente degli acconti. Quindi su questo abbiamo delle proposte nostre con dei progetti di legge che sono a firma mia e dell'onorevole Gusmeroli, e quindi insomma attendiamo questa risposta da parte di Eurostat su questa proposta di pagare gli acconti nell'anno successivo, quindi nello stesso periodo dell'anno d'imposta e poi dilazionati ovviamente nel tempo, sarebbe una proposta molto attuale, soprattutto in un momento così difficile dal punto di vista economico. Poi c'è il tema dell'IRAP, cioè noi lo diciamo da anni, sono contento che molti partiti del centrodestra, ma anche ne comincia a parlare qualcuno del centrosinistra, si sono resi conto di questa tassa che è impopolare, non solamente perché ovviamente è una ulteriore tassazione rispetto all'IRES, ma perché è la tassa sulle perdite, ma con un problema direi che è abbastanza evidente,
Cioè questa è una tassa che va a colpire i soggetti che sono anche, che hanno anche delle perdite e quindi non hanno un utile, perché per effetto delle riprese fiscali. Ci sono alcuni componenti come la componente lavoro che è indeducibile ai fini dell'IRAP, e quindi capite quanto può essere poi importante la componente lavoro all'interno di un reddito d'impresa, e due calcoli alla mano si fa presto a capire come una tassazione del genere va a colpire anche imprese che effettivamente non producono utile. E quindi la nostra proposta, che è a mia prima firma ancora dello scorso anno, che è la trasformazione dell'IRAP in un addizionale regionale. Questo escluderebbe tutte le imprese che sono in perdita e tutti i professionisti che non hanno un'organizzazione, tema di contenzioso che c'è un po' presso tutti quanti i tribunali. Cancella anche questo, sarebbe un elemento di ipersemplificazione. Perché? Perché attualmente c'è un doppio binario civilistico e fiscale, cioè l'IRAP ha una base imponibile diversa rispetto all'IRES, e quindi in dichiarazione di reddito abbiamo una parte della dichiarazione che è solamente legata all'IRAP e una legata all'IRES, e quindi sarebbe cercare di riallineare le basi imponibili, cosa che abbiamo fatto con la TASI e la TARI, no? Che anche qui due basi imponibili diverse per l'INAL, così dovrebbe essere fatto anche sulle imposte di carattere patrimoniale, sull'IMU. Cioè c'è moltissimo lavoro da fare per semplificare, che vorrebbe dire sia diminuzione della tassazione ma anche semplificazione degli adempimenti. E poi c'è tutto il tema dell'IRPEF. No, io sull'IRPEF, anche qui, l'articolo 53 della Costituzione, che viene richiamato sempre dal centrosinistra sulla progressività dell'imposta, no? Dicendo che il sistema fiscale deve essere progressivo, no? Ma se guardiamo il sistema fiscale italiano, l'unica imposta che è progressiva a scaglioni che è rimasta è solamente l'IRPEF. Ma io chiedo sempre in commissione e quando ho i vari rappresentanti della sinistra, secondo voi l'IRPEF è un'imposta progressiva oppure no? Loro mi dicono di sì, io dico di no, perché non guardate i numeri. Allora, l'IRPEF non è progressiva perché? Perché nei redditi da 28.000 euro fino a 55.000 euro, per una serie di fattori che sono le varie detrazioni e deduzioni che ci sono, e per l'inserimento anche del bonus Renzi da 80 poi spostato a 100 euro, chi supera quella soglia dei 28.000 euro ha uno scalone, quindi non è più progressiva lì, ma ha uno scalone di più di 11 punti percentuali, perché non ha detrazioni e deduzioni, e poi l'aliquota passa al 38%. Quindi capite come, quando si continua a ripetere che bisogna rendere l'imposta progressiva, che bisogna mantenere l'IRPEF, così non si rendono conto e non guardano i dati delle dichiarazioni di redditi. Non guardano i dati delle dichiarazioni di redditi e non capiscono che quando si continua a ripetere bisogna abbassare la tassazione sui redditi bassi, guardando le dichiarazioni di reddito, io parlo 2018 ma anche gli ultimi che sono usciti nel 2019, so che Matteo Salvini insomma ne ha parlato nei prossimi giorni, probabilmente ne parlerà anche oggi, ci sono tutta una serie di contribuenti che sono milioni, cioè sono 10 milioni le persone che non pagano zero di IRPEF, sono altrettanti quelli che sono soggetti a carico, si calcola che sono quasi 29 milioni i soggetti che per effetto delle deduzioni e detrazioni, questo per dire, non per dar contro a chi ha reddito basso, ma chi ha reddito basso non paga già le tasse, quindi il problema sono i redditi medi, cioè il 60% delle imposte dell'IRPEF vengono pagate in questa fascia di reddito che vi ho detto prima, il 75% dei contribuenti paga già un'imposta inferiore al 15%. Cioè quando si parla di fisco bisogna tener conto dei dati e di quello di cui stiamo parlando. Per quello noi proponiamo una soglia, anche questa proposta di legge da me depositata, una soglia di esenzione, cioè una vera no tax area, cioè non una soglia che deriva dalle detrazioni, deduzioni
e detrazioni da lavoro dipendente, che sono diverse tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, che sono 5-50% per i lavoratori autonomi, ma una soglia effettiva di 10-12 mila euro, e sotto questa soglia non ci sia nessun adempimento e nessuna tassa da pagare. E questo vale per i redditi occasionali e anche per le collaborazioni. Capite che grandissima semplificazione per milioni, milioni e milioni di contribuenti. Ecco, Massimo, andando allora verso le conclusioni. Dunque, questo è il riepilogo anche, no, di quello che è il percorso sul fronte economico della Lega, direi, oserei dire, da sempre, no? E qui ormai siamo arrivati a delle mission ben definite, ben codificate. Abbiamo visto anche nel primo governo Lega 5 Stelle, con la cedolare secca, dei buonissimi, anzi degli ottimi. Questo io l'ho letto anche da parte di chi non ama la Lega, Massimo, no? Tu lo ricordavi prima, ma è proprio è oggettivo quello che è successo. E questa è una cosa che abbiamo fatto noi, ricordiamolo, perché sia il regime forfettario, mi sento Forza Italia a parlare anche altri del regime forfettario, però non l'hanno fatto loro, l'abbiamo fatto noi. Ecco, esatto. Scusa Bitonci, volevo chiederti questo. Adesso la situazione economica, posso dire, ho torto se dico che Mario Draghi comunque ha delle affinità sul fronte fiscale, insomma sulla politica economica della, con la Lega, ha qualche affinità o esagero? E poi soprattutto la Lega insiste molto sul fatto che questa riforma deve essere collegata al PNRR, quindi un'occasione per agganciarsi a qualcosa che è inderogabile e indispensabile e che poi può portare i risultati che la Lega ha sempre portato, ha sempre, diciamo, messo al traguardo della propria mission politica in economia. Ma è logico che questa riforma fiscale è assolutamente indispensabile, è indispensabile e deve essere fatta con velocità. Il problema è, per essere chiaro, che all'interno del governo ci sono posizioni che sono contrastanti. Cioè, noi abbiamo un'idea di un fisco leggero, di un fisco semplice, di un sistema flat, che non vuol dire solamente la flat, ma tutte, tu parlavi prima della cedolare secca, ma ci sono anche, la maggior parte delle imposte sono delle cedolari, quindi un sistema a cedolari, e così anche per quanto riguarda l'IRPEF, magari attraverso più aliquote cedolari, magari tre aliquote, perché si comprende benissimo che una sola aliquota al 15% per tutti quanti i redditi non è che sia facile da introdurre adesso, però magari tre aliquote, 15-25, io una proposta depositata e pesata in questo tipo, di questo tipo, 15-25-35 con una no tax area, una soglia da 12.000 euro per tutti, sono delle proposte di grande semplificazione, via l'IRAP, via tutta una serie di pimenti che sono inutili, sono solo burocrazia, non è che diciamo togliamo una cosa indispensabile, togliamo degli adempimenti di dati che l'agenzia e il fisco ha già. Però cosa ci troviamo dall'altra parte? Noi siamo al governo, in questo governo di unità nazionale, ovviamente provvisorio, assolutamente provvisorio, ci troviamo alla componente di sinistra, dove abbiamo dal PD la proposta della riforma dell'IRPEF con il sistema tedesco, che vuol dire ancora un'ulteriore complicazione, cioè ogni reddito c'è una sua aliquota, cioè già adesso ce ne sono, ecco, sarebbero da togliere. Ogni reddito puntuale ha una sua aliquota in base a un calcolo puntuale del reddito del soggetto, no? Oppure c'è la proposta di Leu di dire spostiamo la tassazione dai redditi, la spostiamo sui consumi e sul patrimonio, no? Va bene, cos'è questa proposta? È quella di aumentare l'IVA, cioè andiamo a caricare l'imposta sui consumi che pagano i cittadini di ulteriori aliquote, oppure carichiamo ancora le imposte patrimoniali. Io l'altro giorno sono stato attaccato da un sito che si chiama Pagella Quotidiana, che fa le pagelle ai politici, e mi ha dato del pinocchio perché io durante una trasmissione ho spiegato che in Italia esistono già le imposte patrimoniali. E loro hanno detto no, ma non c'entra niente con imposte di successione. No, c'entra, assolutamente c'entra, perché ciò che viene tassato con l'imposta di successione sono redditi e patrimoni che sono già stati tassati alla fonte. E quando noi paghiamo 25 miliardi all'anno di IMU, e questo lo pagano i cittadini che ci stanno ascoltando, capite che già la patrimoniale c'è,
E quando noi confrontiamo la tassa di successione solamente con la Francia, con altri paesi che hanno aliquote più alte, tanto bisogna capire aliquote più alte e rispetto a chi, perché non è uguale per tutti, questo insomma mi sia estremamente chiaro. Ma loro non hanno la tassazione di patrimonio ogni anno, cioè hanno una tassazione sul patrimonio molto più leggera. E noi dobbiamo guardare il total tax rate italiano, che comunque è molto alto. Cioè, fino a tre anni fa era il 64, adesso è il 60% più o meno il total tax rate. E questa è una realtà incontrovertibile, che è facilmente verificabile da tutti. Quindi quando si parla di fisco, quando si parla di una tassa, bisogna rendersi conto che non è solo quella, ma è il panorama complessivo delle tasse che vanno a colpire i patrimoni, i redditi, i consumi, le accise, cioè la sommatoria di questi. Benissimo. Allora, per il momento io direi che possiamo considerarla solo una prima puntata, perché ovviamente avete sentito anche Massimo Bitonci, si tratta di argomenti lunghi, insomma, articolati. Intanto ringraziamo ancora Massimo Bitonci, lo ricordo. Grazie ancora, a voi. Responsabile per la Lega Attività Produttiva. Risentirci a presto, Massimo. Grazie e buona giornata a tutti. Benissimo. Qui Parlamento. Ecco, benissimo. Come al solito stavo parlando, allora io direi che possiamo evadere una prossima rubrica, che dite la vostra, che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 66 20 35 2.